Mister, buongiorno, siamo alla ripresa del campionato dopo la sosta. La squadra come sta alla vigilia della trasferta a Cittadella? Abbiamo lavorato abbastanza bene, abbiamo avuto qualche problemino perché dovuto al fatto dell'ultima partita. Abbiamo indisponibili il Kofler, Siega, Rover e Vineto. Ha lavorato solo due giorni Odogu e quindi diciamo queste piccole problematiche ce le siamo portate un po' dietro. Gli altri hanno fatto un buon lavoro, abbiamo riordinato le idee, siamo molto tranquilli, consapevoli del nostro percorso e ho visto la squadra veramente concentrata e sa quello che deve fare, sa di essere in un momento, diciamo veniamo da due sconfitte, ma tranquilla, siamo in linea con quello che ci siamo prefissati e quindi sono molto fiducioso per queste partite. Alex, vista quelle definizioni dietro che ti manca Vineto, ti manca Kofler, Giorgini nella tua idea può anche essere che possa fare il centrale? Sì, sì, o sì. Lo vedi comunque se no, è chiaro che con mancando Vineto, Giorgini scalerà dentro, infatti abbiamo lavorato queste due settimane da centrale e sicuramente sarà della partita lui come centrale e quindi in più abbiamo provato questa settimana Ghiringhelli e credo che sarà Ghiringhelli titolare domani della partita. Dopo Pisa avevi detto che hai visto che giocatori come Mercai anche Cisco rendono molto meglio non subentrando poi la tua tattica all'inizio stagione. Quindi possiamo aspettarci di nuovo queste due armi dalla panchina? Cisco sicuramente, Mercai non lo so perché col fatto che anche Odogu si è allenato veramente pochissimo e questo mi dispiace perché lui perde facilmente la condizione. È chiaro che nella mia testa era un'arma importante, però credo, siccome si è allenato bene questa settimana, possa anche lui partire dall'inizio. Il Cittadella lo consideri un po' anche un modello, che è una società che da anni resta stabilmente in Serie B, spendendo sempre, leggendo così un po' i bilanci, sembra la squadra che spende meno in Serie B. È un modello perché veramente ha una continuità importante, ha un direttore molto bravo che sa motivare, è una società diciamo lineare, pulita, come noi, diciamo non ha debiti, sono bravi nelle scelte, in più loro ormai sono consolidati in questa categoria, sono ormai da, questo mi sembra che sia il sesto anno che sono in Serie B dietro fila e poi hanno anche sfiorato la Serie A, quindi un modello di come le idee, come lavorare seriamente, come rendere i giocatori al 100%, credo che sia un modello, non che nel calcio non si può vincere solo coi soldi, ma si può avere, non certamente non vincendo, ma si può fare degli ottimi campionati e qualche volta anche sognare come anche noi l'anno scorso abbiamo sognato. E quindi è un punto di riferimento delle società di Serie B. Dopo c'è subito il Brescia, quindi hai tre partite una settimana, questo bisogna considerarlo un po'. Scegliendo gli 11 o bisogna pensare solo? No, pensiamo partita per partita, noi questa per noi è una settimana importante, dobbiamo ricominciare a fare punti, ci siamo prefissati che queste 7 partite dobbiamo giocarle al massimo per fare più punti, ho detto bisogna trasmettere tranquillità, e siamo, ho detto, in linea con quello che ci eravamo prefissati, noi dobbiamo mantenere, il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria con sacrificio, con dedizione, quindi lo dobbiamo ben ripetere, siamo in linea, siamo a 16 punti con una partita in meno, queste tre partite ci possono fare il salto di stare tranquilli oppure dobbiamo essere sempre con le antenne molto dritte e vigili. Queste praticamente tu hai fatto due sconfitte, poi le due vittorie contro Cremonese e Sampdoria, poi altre due sconfitte. Secondo te sono dei alti e bassi solo nei risultati o hai visto anche alti e bassi nella prestazione? No, solo nei risultati. La squadra ha giocato allo stesso modo. È chiaro che quando perdi ci sono dei piccoli errori, qualche volta individuale, qualche volta di squadra. La squadra quest'anno non avrà, ho detto,
una continuità come era l'anno scorso, perché proprio per le caratteristiche che abbiamo. Quindi dobbiamo abituarci a questo. È chiaro che io devo cercare di inculcare ai ragazzi di essere un po' più, diciamo, continuativi nei risultati, quindi qualche volta anche lo 0-0 a fine primo tempo fa bene, e poi dopo c'è un'altra partita. Questo secondo me quest'anno un pochettino ci è mancato, di voler ottenere un risultato con lo sporco, con la cattiveria. Questo ci è mancato.